Bene, salve and welcome back sul mio canale YouTube. Io sono Giovanni Messina, sono un istruttore autorizzato Epic Games per quanto riguarda l'insegnamento di Unreal Engine e sono docente presso la Immensive, una società anch'essa centro ufficiale Epic Games. Questo vuol dire atta a rilasciare certificazioni proprie che attestano appunto la preparazione del discente. Ora, laddove tu volessi seguire questa mia serie di tutorial, fallo pure se ben accetto, ma ti ricordo che laddove tu avessi bisogno di un percorso più strutturato e mirato, allora ti consiglio vivamente di guardare i corsi che vedi qui sulla mia sinistra, di cui troverai tutti i dettagli in descrizione, compreso, come dire, i contatti miei personali, nel caso in cui tu volessi in un certo senso trovare un punto di contatto con il sottoscritto. Bene, detto questo, come sempre dico, se alla fine di questa chiacchierata, nel caso in cui ti fosse rimasto qualcosa di tua utilità, l'unica cosa che ti chiedo, è tutto gratuito, l'unica cosa che ti chiedo è di alzare un pollicione, perché no, magari iscriverti al canale e perché no, magari attivare la campanellina delle notifiche, in modo da poter, diciamo così, restare aggiornati su tutte le novità che poi da qui a poco arriveranno sul canale. Ovviamente questo fallo solo nel caso in cui avessi trovato questo contenuto di tua utilità, altrimenti desisti. Oggi di cosa parleremo? Ma che te lo dico a fare? L'avrai letto dalla preview, l'avrai letto dalla descrizione nel momento in cui sto parlando. Andremo a parlare del nodo sequencer. Che cos'è il nodo sequencer? Cercheremo di limitare i tempi anche per questo tutorial, ma tuttavia faremo, come nello stile di questa serie, anche un esempio pratico. Bene, io intanto mi sposterei sulla parte desktop, ok, qui c'è il nostro bravo progetto Unreal aperto e chi sta seguendo questa playlist sa che sto impilando un po' tutti gli argomenti principali all'interno di una macro cartella Unreal Pills e siamo arrivati al nodo, quindi, come dicevo, sequence. Mi sono preoccupato di creare già una cartella blueprints, una level dove ho inserito una mappa vuota e salvato una mappa vuota. Adesso stiamo iniziando sostanzialmente, e una cartella sound dove mi è venuto in mente, così per fare un esempio, di avere un asset sul quale poter in un certo senso lavorare. Ora, ovviamente tu fallo anche su un progetto ex novo, nuovo o in itinere, insomma, fa questa operazione dove ti pare, non c'entra quello che ti ho detto. Finora io entrerò nella cartella blueprint, creerò una nuova blueprint class BP underscore sequence. Ok, certo, gli dobbiamo prima dire la tipologia di classe, quindi BP underscore sequence può bastare. Ok, salviamo pure questa parte qui e operiamo doppio clic per entrare appunto in questa classe blueprint. Mettiamoci qui, andiamo ad aggiungere vario titolo, magari un cube, un oggetto cubo, ok, mettiamolo all'interno, ok, perfetto, aggiungiamo anche magari una sfera. E perché no, magari aggiungiamo anche un audio component, ok, abbiamo questi tre componenti, magari prendiamo la sfera, spostiamo un po' da questa parte qui, magari prendiamo un po' il cubo, spostiamolo un po' da questa parte qui, ma voglio dire, lascia il tempo che trova, dobbiamo fare un esempio. Per adesso lasciamo tutto, come vedi, a video e spostiamoci sul flusso di dati, ok? Supponiamo questo. Allora, intanto, che cos'è il nodo sequence? Il nodo sequence ti permette di, tra virgolette, ordinare il tuo codice, di evitare sostanzialmente quei lunghi serpentoni che si verificano specie quando magari anche su un singolo elemento vengono fatte più operazioni, vengono applicati più eventi. Allora può essere molto utile, e può essere molto utile nella comprensione di nodi particolari come può essere il begin play o il tick, ok, che sono due nodi, l'uno va in esecuzione in avvia del progetto,
l'altro invece ogni tick, cioè ogni frame, benedetto frame, della nostra applicazione runtime in real time, cioè vuol dire se io facessi sul desktop un'applicazione a 60 fps, in un secondo questo evento verrebbe ripetuto, perpetuato, diciamo, per 60 volte, ok? Quindi, vabbè, mettiamoci sul big in play, ad esempio, sequence. Ok, prendiamo il nodo sequence. Il nodo sequence è fatto in questo modo: ha dei pin in uscita, den 0, den 1, e ne posso aggiungere quanti ne voglio. Il mio flow è generalmente questo: ne aggiungo, diciamo 5, 6, poi dipende, insomma, da quello che ho in testa. E magari quando devo fare un'operazione, parto sempre e lascio qualche pin libero. Non è che questo sia indispensabile, adesso vedremo. Però è per mia deformazione. Ad esempio, sul den 2 potrei, non lo so, enable input. Ovviamente il flusso, così come verrebbe, come è rappresentato, insomma, proporrebbe solo questa funzionalità, perché le righe precedenti verrebbero ovviamente escluse da questo flusso. Però, diciamo, come dicevo, nulla di che. Se io non ho dei pin prima, ok, posso sempre andare sul pin, destro clic, e inserirne uno prima, uno dopo. Se io vado ad inserirne uno prima, insert execution pin before, ok, verrà aggiunto un altro pin. Ora, la cosa importante da capire è che queste azioni partono da den 0 e scendono, cioè se io volessi aggiungere un'azione che andasse in un certo senso prima, e quindi venisse scatenata prima dell'evento enable input, allora dovrei andare in un pin precedente. Altrimenti, se volessi creare delle azioni successive, devo andare in un pin appunto successivo. Facciamo un esempio pratico, perché sul nodo sequence è un nodo, come già detto, che può trovare ampia applicazione su soprattutto nodi come Begin Play, come il tick, per evitare quei lunghi serpentoni, no? Nella programmazione, per far leggere meglio il nostro flusso di dati. Esso è anche particolarmente utile quando magari anche in una blueprint particolare o su un elemento, bisogna fare diverse operazioni. Ad esempio, facciamone un esempio, ok, di nodo. Intanto, vabbè, abbiamo abilitato già l'input, quindi ce lo ritroveremo già. Magari prendiamo il tasto E key, il tasto E, andiamo a ricercare, ma sono fiducioso che lo troveremo, eccolo qui. Prendiamo il tasto E e aggiungiamo un nodo appunto sequence. Ora, se ti ricordi, abbiamo aggiunto queste tre componenti, ok? Quindi facciamo magari per il caso, ma potremmo, come già detto, magari potremmo avere l'esigenza di fare altre cose. Vorrei fare in modo che, magari per evitare anche, come dicevo, quei flussi continui in orizzontale che ci consente molte volte, ecco, quando le azioni da fare non sono proprio eccessive in certi termini, insomma, un nodo sequence ti organizza e ti prepara, ti dà una pulizia del codice che sicuramente è più di facile lettura. Allora, in questo caso potremmo, ad esempio, prendere, non lo so, facciamogli compiere qualche azione. Prendiamo il cubo, intanto prendiamo la sfera e andiamo a simulare la fisica, intanto prendiamo il cubo e andiamo a simulare la fisica. Magari abbiamo l'esigenza, ecco, prendiamo la sfera, mettiamola in questa posizione, add impulse, ok, magari la portiamo. Gli diamo un impulso, magari lo mettiamo sul den 2, poi magari prendiamo il cubo, ok, lo mettiamo qui, add impulse, e magari accertiamoci che sul cubo è stata attivata la simulazione della fisica, e anche qua mettiamo un valore proporzionale a quello che è il peso, insomma, e quindi che dia sull'asse Z una spinta sostanzialmente. Magari lo metto sul den 4 e magari sul den 6 voglio prendere il mio audio, ok, e magari is playing, verificare se è in esecuzione. Se già è in esecuzione, magari gli
chiamiamo branch, da questo punto qua prendiamo Dancei. Se il mio file è in esecuzione, quindi is playing, allora se non è in esecuzione io chiamo da audio play. Facciamo un esempio, insomma, voglio dire, nulla di che. Perché ho fatto questo? Perché i file audio in partenza partono in esecuzione, quindi potrei utilizzare il file audio qui e fare la stessa cosa, is playing, e cioè se questo file è playing, cioè è in esecuzione, sostanzialmente, mettiamolo sull'1, allora potrei richiamare stop. Sostanzialmente lui in avvio adesso controlla se il mio file è in esecuzione, parlo del file audio, nel caso in cui fosse in esecuzione lo ferma. E invece in questo caso qui, ovviamente, nel caso in cui il mio file non è in esecuzione, perché restituisce false, ok, allora lo manda in play. Allora, vediamo un po' che cosa è successo intanto. Per fare questo semplice esempio, prendiamo la nostra brava blueprint sequence, mettiamola qui, istanziamola nella nostra viewport, ok, lasciamola anche così e mandiamo in play il nostro progetto. Eccoli qui. Se io adesso pressassi E da tastiera, solo che dobbiamo associare il file audio, chiaramente, perché non sembra di averlo fatto. Ok, audio, quindi al file audio sound, qui andiamo a prendere appunto dalla cartella sound il cue relativo, quindi sound, glielo diamo in questa posizione qua. Andiamo in play e ripetiamo l'operazione, vediamo un poco. Pressiamo il tasto E, ricevono l'input e viene riprodotto l'audio. Sostanzialmente, attraverso questo breve esempio, insomma, spero di averti delucidato un po' su quella che è la funzionalità del nodo sequence e, come dire, magari far sì che, magari far sì che di averti dato qualche elemento in più per la costruzione del tuo flusso blueprint. Bene, siamo ai saluti finali. Come sempre ti dico, laddove ti fosse rimasto qualcosa di questa chiacchierata, o questa chiacchierata in qualsiasi modo ti avesse, come dire, fosse stata di tua utilità, allora, come sempre ti dico, iscriviti al canale, metti un bel like e attiva la campanellina delle notifiche per restare informato appunto su quanto succederà da qui a poco sul canale. Bene, Giovanni Messina vi saluta e vi dà appuntamento. Alla prossima. Ciao!